Ciao a tutti, bentornati su Speziata. Oggi vi mostro come realizzare dei rustici con prosciutto e formaggio in maniera molto semplice e veloce e con due forme diverse. Creerò delle girelle e dei sacrestani. Sono dei bastoncini leggermente attorcigliati. Come ingredienti ci occorrono un rotolo di pasta sfoglia già steso, 7-8 fette di prosciutto cotto, 7-8 fette di provola, che a scelta può essere anche affumicata, del pepe, un uovo battuto e dei semi di papavero. Se utilizziamo una pasta sfoglia già pronta, la ricetta si realizza davvero in 5 minuti. Altrimenti, se vogliamo realizzarla in casa, vi consiglio di guardare il video che trovate sia sul canale che sul sito. Allora, dopo aver srotolato la pasta sfoglia, la pennelliamo leggermente con un po' di uovo battuto. Insaporiamo con la leggera spolverata di pepe nero. Ovviamente, se non gradito, può anche essere omesso. Siccome voglio realizzare due forme diverse, divido in metà la sfoglia. Allora, una la ricopro completamente, che è quella con la quale poi farò le girelle. Quindi metto prima il prosciutto cotto e poi il formaggio. Dopodiché la arrotolo su se stessa in modo da creare la girella. Va arrotolata ma senza stringere troppo. In seguito la pennello leggermente con l'uovo. Pennelliamo anche dalla parte sottostante. E lo cospargiamo con i semi di papavero. Trasferiamo il rotolo in congelatore in modo da poter tagliare meglio poi le girelle. Per quanto riguarda i sacrestani, invece, ricopriamo solo metà della sfoglia perché poi la richiuderemo su se stessa. Quindi sempre prima il prosciutto e poi il formaggio. Dopodiché chiudiamo e schiacciamo un pochino per compattare tutto. Pennelliamo anche qui leggermente con l'uovo, ma davvero proprio appena appena. Dopodiché tagliamo la sfoglia in strisce di circa un centimetro, anche un centimetro e mezzo. Possiamo utilizzare la rotella oppure un coltello. A questo punto creiamo dei torcioni e li adagiamo su una teglia rivestita con carta forno. Basterà semplicemente torcere nel senso opposto le due estremità della pasta sfoglia. Una volta che il rotolo si è solidificato, bastano una decina di minuti in congelatore, lo possiamo tagliare in fettine di circa 8 mm. Poiché col taglio si è un po' schiacciato, gli ridiamo una forma tonda e li depositiamo sulla teglia, sempre con la carta forno. Cuociamo in forno a 180 gradi per 15 minuti. Controlliamo. Sono pronti, quindi li togliamo dal forno. Una volta pronti dovranno risultare belli dorati. Come si è visto, realizzare sia i sacrestani che le girelle è davvero molto semplice. Basta avere un rotolo di pasta sfoglia e degli affettati e il gioco è fatto, anche per gli ospiti dell'ultimo minuto. Condividete su Facebook questa ricetta e se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale. Ciao a tutti e buon aperitivo! Thank you.